Dita Juvent, anche se no, alle due e la mezzo. Ringrazio Presidente. Io ringrazio i colleghi che sono intervenuti in aula con i loro preziosissimi contributi. Vorrei significare a loro e a tutta l'aula che un dibattito approfondito su questo tema è stato fatto in commissione, mi sono testimoni anche i rappresentanti dei gruppi dell'opposizione, e in commissione è stato raggiunto un accordo per il quale taluni colleghi hanno ritenuto di ritirare gli emendamenti e presentare degli ordini del giorno che contengono la materia che è stata richiamata. Su questo il Governo in commissione si è impegnato a esprimere un parere positivo sui suddetti ordini del giorno, per cui da questo punto di vista, Presidente, mi sento di confermare il parere che avevo già espresso. Grazie. Grazie, onorevole Peluffo. Allora, metto in votazione onorevole Pannarale, scusi. Sì, mi dispiace per questo intervento, Presidente, però quando si fanno anche delle forzature sugli orari non ci si deve poi irrigidire se il dibattito viene agito dai colleghi e delle colleghe. Anch'io avrei preferito intervenire senza cali di attenzione che credo siano fisiologici, però credo che sia opportuno dire brevemente qualcosa. Visto che poi finirà la serie degli emendamenti che hanno a che fare con le deleghe al Governo, lo voglio dire anche al relatore Peluffo, è vero, c'è stata una discussione in Commissione, tuttavia ribadisco, è piuttosto bizzarro quando si è in sede di esame e di votazione degli emendamenti sentirsi rispondere dalla maggioranza e dal Governo: avete ragione su tutto, potete fare tranquillamente una risoluzione. E questo è accaduto mentre stiamo esaminando la riforma della RAI. Allora, non c'è nulla che possa impedire alla maggioranza e al Governo di migliorare quelle che sono deleghe e principi direttivi all'interno di questo articolo. Non c'è nulla, ci sono stati emendamenti assolutamente importanti contro il gioco d'azzardo, sull'educazione sentimentale, questi sulle minoranze linguistiche. Stiamo parlando di riforma RAI. Allora nulla lo impedisce, però bisogna dire in maniera chiara che si è scelto di non intervenire in sede di riforma RAI e di manifestare apertamente, diciamo, un certo carattere di blindatura, nonostante tutta la sensibilità comunque ulteriormente manifestata dal Governo e dal relatore anche in questo momento. Ma si è scelto di non intervenire nonostante noi abbiamo, diciamo, come titolo deleghe al Governo in materia di disposizioni e di riassetto normativo. Grazie. Onorevole Fico, prego. Sì, ricordo questo proprio per non dimenticarci mai a tutta l'Aula che in Commissione di Vigilanza abbiamo lavorato per circa 7 mesi e mezzo sul contratto di servizio, e anche le tutele per le lingue come la lingua sarda e anche altre minoranze linguistiche le abbiamo tutte inserite nello strumento principe che è il contratto di servizio, ovvero il contratto che regola i rapporti tra lo Stato e la RAI. Ora, il punto del nostro lavoro, che abbiamo raggiunto quasi un parere all'unanimità, ancora non è stato firmato né dalla RAI e né dal Ministero dello Sviluppo Economico, che sono coloro che devono firmare il contratto di servizio. L'abbiamo chiesto a gran voce da mesi, perché in quel contratto c'è anche tutta la tipologia di divieti pubblicitari rispetto al gioco d'azzardo e rispetto agli adolescenti in età prescolare, che subiscono spot televisivi di ogni genere. Lì dentro ci sono tutte le normative.